seconda domanda è un po' più difficile, vediamo se riesci a darmi una risposta soddisfacente, poi vado a controllare. È quello che io temo, hai capito? Questo va a vedere se ci azzecco o no. Prima di tutto volevo sapere, la prossima settimana che tempo farà? Così sappiamo come vestirci. La prossima settimana inizia bene, perché inizia quello che diciamo noi, l'anticiclone dell'Ezzo. Finalmente un po' di caldo. Più che caldo, perché sai, lui porta venti freschi atlantici, no? Quindi proprio caldo no, ma temperatura in aumento sì, perché con la serenità del cielo è chiaro che il sole si fa più secco. Più secco, okay. E anche più gradevole. Insomma, temperature gradevole, potremmo dire massime fino a temperature massime, ora centrale il giorno intorno a 17-20 gradi, gradevole, perché la temperatura ottimale per il nostro organismo, sai, è tra 18 e 22 gradi, lo sapevi? Non lo sapevo, io amo un po' più caldo. Più caldo, allora per te mettiamo tra 30 e 40 gradi le temperature. Chiediamo una temperatura ad hoc. Vabbè, per te su Pavia, guarda, mi impegnerò. Microclima. Sì, perché no, perché tu sai, sono esperto weather on demand, ossia chiedi il tempo che vuoi, ti sarà dato. Per Pavia tu me l'hai chiesto e ti darò il tempo che vuoi. Allora, una settimana tutto sommato tranquilla, bella, gradevole, ma tu volevi andare oltre in questa settimana? Sì, perché il prossimo fine settimana c'è il ponte. Sai che c'è il ponte, no? Già, è giusto, il ponte di tutti i santi, certo. Esatto, quindi c'è un giorno in più di vacanza. Per chi volesse partire come me, magari sarebbe interessante sapere se ci sarà. Allora, io ti vorrei qui a 6 gradi, quindi farò piovere in maniera tale che tu non possa partire. Però, a parte questo, il prossimo fine settimana credo che ancora sia l'insegna dell'anticiclone delle Azzorre, quindi è ancora tempo bello, gradevole, bene, eccetera. Probabilmente il tempo si guasterà intorno al 2 o 3 di novembre, ecco, in quel un tempo per fare il weekend. Punto, vedi come vedi mi sono impegnato per accontentare tutti, vero? Okay. Li salutiamo i nostri amici, vi saluta Mario. E Claudia. Ma adesso abbiamo la domanda sull'inverno. Allora, la domanda sull'inverno so che sarà molto difficile anche per te, che hai una buona percentuale di successi. ho un'idea.